Pronti, dov'è pulcino la visto, webcam? pronti, pulcino Dove visto, cazzo è la pronti, webcam? pulcino visto, Eccolo qua. pronti, Se io faccio pulcino così, visto, pronti, pulcino visto, prendo qua, prendo la mia. Questo qua va. pulcino Qua va visto, lo di zoom. fronte, pulcino visto, No. di fronte, Se io pulcino però visto, faccio di così. fronte, Cioè, io qua, se io pulcino ora visto, faccio di aggiungi fronte, dispositivo di pulcino visto, cattura di fronte, video, pulcino non visto, va, di fronte, ovviamente. pulcino Vaffanculo. visto, Quindi di no, fronte, non vi posso pulcino fare visto, lo di zoom, fronte, pulcino purtroppo. visto, di fronte, Non vi pulcino posso fare visto, lo di zoom. fronte, È una pulcino cosa visto, di stupida, ma non fronte, posso. pulcino visto, di fronte, pulcino visto, di Quindi fronte, niente, pulcino visto, non di vi, non vi fronte, posso fare lo pulcino zoom visto, di sulla faccia fronte, perché si è buggato il pulcino programma visto, di della fronte, telecamera. pulcino Fa solo visto, di questo. fronte, cancelletto, Fa chiarito. solo un'attacca di zoom. Ne farà solo una. E quindi Vedo un niente. ritorno del ricino. Mi piace. Pollice in su. No, ci sto provando, ma niente, niente. Vabbè, vabbè, vabbè. E poi lì, esattamente dove sta indicando ora il mio dito, vedete, sopra la mensola. Esattamente dove sta indicando il mio dito, vedete quelle due figure scure sopra la mensola verticali? Sono due alberini di Natale, ok? Sono due alberini di Natale, dito Monca S. Quindi, sopra, no, non triard, quella figura triangolare scura lì dal vicino alle mie dita, ce n'è due. Sono due alberini, so cute, dito weird. Sì, e anche la maschera è cute, solo che è tutta scuffed, però è bella, però è bella. Oh, almeno ho le decorazioni di Natale. Lì ho aggiornato l'ambiente e ora ci sono i jeans, la felpa viola che vedete nelle mie storie, sopra la giacca e lì sopra i jeans, quella roba nera che vedete lì sono mutande. Quella roba lì che vedete sono mutande. E tante mutande. Sporche, devo metterle a lavare. Perché di solito mi cambio in camera. Vengo in camera. Aspetta, che c'è lo zoom di un'attacca. Vengo in camera nudo, cioè no, vengo in camera, mi tolgo le mutande, le butto lì e vado a lavarmi. E quindi, insomma, che taglia porti i jeans? No, non ho più pallida idea. Non ho più pallida idea. È la cintura che decide la mia taglia. A volte. Vieni in camera, Gachi Hyper. Buona vigilia 21, italiana. no, non lo so La cosa, come presenza funzionano i stasera di una pantaloni. Taglia poltrona, 21, l'uso di pompe 35, per 1, pressione, i 7, mulli, le suole 8. bene Omega mirate. lul, TT Omega lul. Non lo so assolutamente come funziona la taglia per i pantaloni. Non ne ho idea. Di maglie porto la S, ok. Ma di pantaloni non ne ho la più pallida idea. È la cintura che sceglie la grandezza, non il pantalone, diciamo. Comunque, buonasera. Taglia 8, Hyper Omega Lul, TT Hyper Omega Lul. S di secco, ovviamente. Oggi che si fa, ragazzi? Oggi che si fa? Allora, ragazzi, allora, oggi intanto vi faccio gli auguri, quindi auguri di buona vigilia. Aspettiamo mezzanotte, così vi faccio anche gli auguri di Natale. Però, proprio come live, invece, questa live finirà un po' prima, perché domani mi devo alzare presto, perché devo andare a fare il pranzo in famiglia. Non ho voglia, e preferirei farmi tagliare i coglioni, quindi già domani mi devo alzare presto per andare a fracassarmi i coglioni, quindi già sono abbastanza scazzato. Che bello di The Weird, appunto. Quindi sarà uno dei peggiori Natali della mia vita, quindi niente, e quindi niente, domani mi devo alzare presto, tipo mi devo alzare tipo alle 8 per andare a fare sto cazzo di merda, di schifo, della merda. E quindi la live finirà un po' prima. Quindi che cosa faremo? Faremo po poca roba, giusto fino a mezzanotte, per farvi gli auguri di Natale in live. Poi staccherò, appunto, stacco prima. Quindi che cosa faremo? Faremo recap e poi faremo un indie horror a tema natalizio che ho cercato. Ne ho trovato uno, sembra carino. Giocheremo a quello. Giocheremo a quello. E poi faremo qualcos'altro, qualche altro, se avanza tempo, qualche altro indie. Intanto faremo un indie horror a tema un po' natalizio. Alle 8, eh sì, pranzo alle 8. Magari, cioè nel senso, magari andassi dai parenti per fare il pranzo. No, vai nel pranzo. Cioè, nel senso, vieni nel pranzo, minchia. Vieni nella casa dei parenti, vabbè, vai nella casa dei parenti e
ore e ore prima per fare conversazione, per parlare, poi si pranza, poi altra conversazione e poi dopo te ne vai. Quindi sono un'ora di pranzo e 18 di finto voler stare in compagnia, in poche parole. E quindi è Gachi Hyper. Oh sì, vieni nel pranzo, vieni. E quindi niente, sono un'ora di pranzo e 10 di finta conversazione. Gli parlerai del tuo lavoro e della tua ragazza. Antonio, parlerò della tua possibilità anche di parlare in chat dopo il ban, se vuoi. Se vuoi. E la tombola dove la metti? Niente tombola, se no mi uccido davvero. Ma dopo che ci sei venuto dentro, lo mangi il pranzo. Il mio sperma ha un buon sapore, Gabbo, quindi sì. Però la tombola la facevo in tempi vecchi, la sera del 24, quando ancora... praticamente ancora bazzicavo con la mia famiglia. Poi ho smesso e quindi non la facciamo più. No, non la faccio più. Gli altri la fanno, sono solo io che non ci vado. Sarebbe questa sera. Ora gli altri la stanno facendo. Insomma. Vabbè, in ogni caso, non ho mai detto che sono un modello da imitare, Pepenz. Fizz Goodman, thumbs up. Vabbè, mentre quindi gli altri miei parenti si divertono e creano le legami e si vogliono sempre più bene, noi facciamo gli indie, ok? Mi raccomando. Quindi, anche perché domani, che è Natale, domani non c'è live. Domani non c'è live. Vabbè, domani è il 25, era ovvio che non ci sarebbe stata. Anche perché molte persone, molti di voi saranno fuori casa. E la pecora nera della famiglia, in poche parole, sì, Antonio, l'ULV. E quindi domani non ce l'hai, quindi volevo appunto esserci comunque a tutti i costi oggi per almeno salutarvi e almeno a mezzanotte dirvi buon Natale. Comunque, allora, detto questo, partiamo subito, così poi partiamo anche con l'indie, che fra l'altro ho scaricato quanti indie horror, 5 indie horror, e non mi ricordo come si chiami quello di Natale, e nel titolo non si capisce, quindi dovrò anche cercare poi il gioco giusto. Che palle, non mi ricordo com'è che si chiama. Vabbè, comunque, allora, ci sono un po' di follow, ci sono delle sub che sono di Scoru, forse l'avevo già ringraziato, comunque in ogni caso grazie Scoru, e Penny the Mayor, grazie Scoru e Penny the Mayor, che sono di 3 e 2 giorni fa, grazie. Gli altri quindi hai anche dei fratelli segreti numerosi e molteplici, oserei dire. Che arrive and keep your secret. Ok, no, mi sono perso di cosa parlava. Ah, ok, per i fratelli segreti, ok. Tu sei già con la tua famiglia, sei con noi. Esatto. Cosa serve il contatto umano fisico, quello dove ti abbracciano e ti fanno Passiamo ai follow. Quindi Bounder Carp, Fabio Marchetti, Samantha, Matted, Lucicci, H Shield, il cinese Padoato, Alex, una persona molto felice, grazie per i follow, grazie a tutti per i follow, grazie mille, grazie a tutti per i follow. E poi abbiamo Elisa Argent, grazie per i 6 mesi, mezz'anno in mia compagnia, mi dispiace, grazie per i 6 mesi, grazie mille per i 6 mesi, grazie per avermi scelto con Prime per il 6° mese, grazie mille Elisa. Tommy, buonasera e buona vigilia a te. Giordi, come stai? Blablabla. La connessione è tornata, quindi è in back. Gachibus. Grazie, Tommy. Grazie per i bits. Domani sarà una giornata orribile, Tommy. Però vabbè, mi arriveranno i regali. Invece, no, non ho chiesto niente come al solito. Quindi, neanche i regali arriveranno. Proprio la merda. E quindi, già sono un po' così. Poi, oggi è stata una bruttissima giornata, Tommy. Quindi. Buonasera. Sono con i parenti. Così, però va bene, grazie Tommy. Kraken, Pepega di Doio, buona vigilia! Grazie Kraken di Doio! Kira dorme, non si accorge che grido. Ciao Dido, finalmente riesco a seguire una tua live, ti auguro una buona vigilia. Grazie Gandalfinetto, buonissima vigilia anche a te e famiglia, come si suol dire. Mandux, buon Natale a tutti i pulcini visti di fronte, grazie Mandux. Alessio, 10, mi piace, pollice in su, ah, per il ritorno del ricciolo, sì, ma tanto li taglio il 4, mi sembra, il 4, sì, venerdì 4 mi sembra che vado a tagliarli, dico venerdì 4 perché le mie perché il parrucchiere è aperto circa tipo il 4 e il 5, basta, poi fa festa e non posso andarci dal 7 in poi è davvero troppo in là.
Vienimi nei capelli, Craig Asma. Dio, domani devo divorare a forza un antipasto, due primi, due secondi, i grissini, il pane, la frutta, i carciofi e la torta. Augurami buona fortuna. E questa è una delle cose che odio di più delle feste in generale. Il fatto che si sia costretti a ingozzarsi come delle merde. Ah, almeno così le obese di... Vabbè, perché al femminile? Così gli obesi di merda, in generale le persone obese di merda, possono almeno trovare una scusa per ingozzarsi. Questa cosa mi dà un fastidio atroce. Mi dà un fastidio atroce. A te farebbe bene. Va bene, a me sì, ok, ma in generale è il concetto. È il concetto che mi dà un fastidio. Natale finisce per molte persone essere una merda perché è d'obbligo, è d'obbligo fare il cenone, quindi... Il cenone o il pranzo, cioè, ho degli obesi, forse. Bisogna, cioè, vedo la gente più stressata per il dovere correre qua e là. Ah, oh mio Dio, devo comprare il regalo per mio nipote. Oh mio Dio, devo comprare il regalo per mia suocera. Oh mio Dio, devo preparare questa. No, no. Non devi, è per questo che io non vedo l'ora di essere adulto e di fare il cazzo che mi pare. Cioè, adulto nel senso autonomo in casa mia, perché non festeggio più un cazzo a meno che non lo voglio io. Minchia, la gente è costretta, la odio. Di 2 anni, Lulio minore di 3. Cioè, non la sopporto la cosa. Poi domani molte persone, grazie al cielo, siamo una famiglia normale, quindi le persone che vogliono mangiare come persone, non come scrofe maledette, possono mangiare. Però ci sono le famiglie in cui ci sono 350 portate e tu sei costretto a mangiare tutto. Perché è Natale, a Natale bisogna mangiare tutto e ingozzarsi e fare schifo. Ma tua sorella fa schifo. Questa è una cosa che veramente mi dà un fastidio atroce. Meno male che almeno su questo sono normale come persona. Devo stare a regalare caramelle? Si chiama Sud Italia. No, vabbè, ok, soprattutto sì, però accade anche al nord. Sì, accade sopra... Leghista e spa... Ma è vero, è stato Ivan a dirlo. È un dato di fatto che accade più al sud che al nord, perché al sud c'è il culto del cibo e dell'essere grassi, ok? Però accade anche al nord. Non si muove, se avanza roba faccio un giorno. Ma esatto, Sara, esatto. Cioè si mangia come persone normali e non come maledetti scrofe di merda. Perché è la scusa per le persone sovrappeso di essere se stesse. Il Natale, fine. Festa di Gesù, un cazzo. Gesù, solo perché è morto per noi nel Natale. Qui è morto o è nato a Natale? Non mi ricordo. O forse è risorto a Natale. È risorto. O l'hanno impiccato crocifisso a Natale. Cos'è successo a Natale? Vedo solo in Ulvù. Che è successo a Natale? Perché la... Pepega! Fatemi guardare su Google. Perché... Ah no, beh, clicco su Google, me lo dovrebbe dare. Tutte le feste di dicembre l'hanno messo a rogo. Ma non è vero. Gesù che ha fatto a Natale. Ha dato un calcio al secchio il buon Gege. È morto. Pensavo fosse nato. O è nato o è risorto, tipo. O è morto, sì, davvero. Allora. Io sto guardando Gesù che ha fatto a Natale. Chi ha deciso che Natale è 25? Dato che non me lo dite perché mi state solo trollando, mettete mi state solo lulvando e pepegando. Il più antico documento dall'inizio della celebrazione si chiama cronografo, un testo letterato. È nato, coglione. È nato, quindi. Ok, è nato. Ok. Ragazzi, non me ne può fregare di meno, quindi non me lo ricordo. Cioè, me lo devo scrivere, ok, me lo ricordo. Ma ok, è nato. È nato. Gesù è nato a Natale, Monello. Ok, grazie. Ivan. Ok, grazie. Ok, ok. Gesù che ha fatto a Natale, la ricerca più bella che potessi fare. Che ha fatto a Natale? Boh, i capperi in salamoia e l'impasto di verdure. Ecco cosa ha fatto. A Pasqua è morto. Ah, ok, è nato a Natale ed è morto a Pasqua. E alla Befana cosa ha fatto? No.
A Pasqua viene prima della Befana, no. La Befana viene il 6, giusto? Pasqua viene cos'è? Non ho idea di quando venga Pasqua. Alla Befana cosa ha fatto? Risorto a Pasqua. No, è morto a Pasqua. Se è nato a Natale è morto a Pasqua. No. È risorto. Che palle. Perché si fe... No, non credo si festeggi il fatto che è morto, no? Quindi sarà risorto a Pasqua. Sarà risorto a Pasqua. Perché non credo. Viva, è morto! Non c'entra un cazzo la Befana. Ah, perché si festeggia? Ah, vabbè, sarà una di quelle feste così random. È risorto a Pasqua e morto di Venerdì Santo. E che giorno è? Che giorno è Venerdì Santo? Sì, ma non è una, fe non è una festa il Venerdì Santo. 19 aprile, che cazzo di giorno è? 19, cosa vuol dire venerdì 19 aprile? Che cazzo di festa è? Venerdì Santo è il venerdì che precede la Pasqua. Ma scusami, se è morto. No, è morto venerdì. Ah, che figo! Quindi c'è tipo la lore. Cioè, è come se praticamente nasce a Natale. Poi dopo 33 anni, venerdì muore. E poi torna a Pasqua. E la Befana non c'entra con Gesù, quindi, giusto? Ok. Befana che ha fatto di speciale? Perché si festeggia? La Befana corruzione? Com'è? È una figura... Cos'è? Perché è una corruzione? È una figura flo... Legata alle festività natalizie. Comunque è del Natale. Ah, ma è una roba italiana. Quindi Gesù davvero non c'entra niente. Dark Souls Bible Edition. Vedrò Sunderland. Si tratta di una donna molto anziana che vola su una logora scopa. Ma non me frega niente. Ma volevo capire. Della logora scopa. Ma che cazzo me ne frega. Flo. Sono sicuro che ci saranno tutti quando sono in crisi così tanto. No. Time Lord, quando non so una cosa, io ho la umiltà di chiederla. Se io non so la. Io, non, io festeggio il Natale. Io da piccolo festeggiavo il Natale perché mi danno i regali barra i soldi, punto. Di Gesù non. Cioè, non. No, no. Però mi davano i regali. Quindi sono abbastanza umile da ammettere che non avevo idea del perché si festeggiasse il Natale o le cose del genere. Sono abbastanza umile da appunto ammetterlo. Pensavo che la Befana fosse legata a... Boh, una volta muore, una volta spawna di nuovo, un'altra volta poi torna, un'altra volta se ne va. Pensavo che la Befana anche fosse una parte della storia. Mi fate incredibile. A me sicuro i miei parenti mi danno 40 euro per ciascuno. Esatto, per quello è bello il Natale. Anche. È anche bello perché quando sei al liceo c'è festa. Quando sei all'università un cazzo è bello perché ci sono gli esami. Io amo il cibo. Io sì, perché sono in questo contesto dove si può scegliere. Se no fossi in una di quelle, fossi al sud, ad esempio, già odierei il Natale. Io ho avuto i manga a 50 euro. Oh, vedi? Sei weeb, però perlomeno. Dai, comunque dai valore anche al soldo che c'è dietro la Egao. Quindi, ok. Comunque, auguri a tutti. Auguri a tutti. Buona nascita. Buona nascita. Cosa vuoi da noi dal sud? No, ho detto che ho dato il fatto che avete come dire. Il culto, no, del cibo, insomma, più che al nord, questo è un dato di fatto. Che sia una cosa giusta o sbagliata, non, nessuno può dirlo. È una cosa che a me non piace, ma quella è una cosa che va a gusti. Però è un dato di fatto. Le 7, no. Comunque. Questo avevo letto. Connor, buona vigilia. Là si segue stasera con la poltrona per due in sottofondo. Non ho mai visto una poltrona per due. Non ho mai visto una poltrona per due. Grazie, Connor, per i 7 mesi. Grazie per i 7 mesi. Grazie mille per l'abbonamento. Grazie mille per avermi scelto con Prime. Grazie mille, Connor.
Quando hai l'esame, in una data indefinita fra gennaio e febbraio, dipende quando riesco a essere pronto, al massimo comunque il 5 febbraio, perché per far sì di poter, come posso dire, far pagare il più possibile le tasse, quindi in modo tale possibile da poter bocciare di più gli studenti, il più possibile, hanno tolto un appello di esame quest'anno, e invece che essere un appello inizio gennaio, uno a fine gennaio, uno inizio febbraio e uno a fine febbraio, li hanno messi tutti a dicembre-gennaio e uno a inizio febbraio, cioè tipo il 5. E poi ricomincia tutto, questo per far sì quindi che gli studenti hanno meno tempo e se vieni bocciato paghi più tasse. Ovviamente non c'è altro, cioè non è un segreto, però ecco, sono un po' figli di puttana. Comunque la VG è importante solo per una cosa, almeno nella mia università hanno fatto così, poi non è che l'hanno fatto così ovunque, spero per tutti. E comunque la vigilia è importante solo per una cosa, il video di Caro Farnes. Esatto, devo ancora vederlo, però ho visto che l'ha messo e devo vederlo poi. Un po' stronzi, ma sì, più che altro non è che sono stronzi, che non gliene frega niente, giustamente, mettiti nei loro panni. Cioè il tuo stipendio da prof universitario, quanti saranno? 3-4 mila euro al mese minimo? Fai 3.500 minimo euro al mese, ma minimo, 3.500 al mese, c'hai il tuo stipendio, c'hai il tuo lavoro, che i tuoi studenti si laureino oppure no, che cazzo te ne frega, quindi cosa cazzo te ne può fregare se togli un appello, cioè hai... Se ti metti nei loro panni hanno fatto bene, cioè non gliene frega assolutamente niente. Il mio prof di laboratorio fa 7.000 euro al mese. Allora, uno, hai fonti certe, e punto due, allora se è vero, con i miei 3.500 al mese ho volato molto basso. Però non voglio dire cifre sproporzionate, perché poi sono stupide, se no. Non lo so, Power, non ho idea, non ne ho la più pallida idea, è una bella domanda. Ah, ma fa anche ricerca, ok? No, io parlo, vabbè, un semplice prof, cioè che non fa altre cose, cioè non è un gradino sopra. Ma guarda chi si rivede, il mio amico di sgommata e di compagnia. Ma guarda chi si rivede. Eccetera. Comunque, hai descritto le mie emozioni fino a poco fa, che ho avuto la cena della vigilia. Ma i miei testicoli sono sopravvissuti e sono ancora al loro posto. Io c'ho il pranzo, domani Alessio, domani tocca a me. Fra l'altro credo questo sia il mio primo Natale. Ragazzi, se ci pensate, questo... è il mio primo Natale da single dal 2012. Ecco perché mi stanno tornando i capelli come nel 2012. Ecco, si stanno scoprendo le cose. È il mio primo Natale da single dal 2012. Perché nel 2013 e nel 2014 c'era Didda. Poi 2015-2016 e poi l'anno scorso... Eh sì... Single dal 2012, no, ho detto, sì, cioè, mi uccido, no, ho detto, nel senso che l'ultima volta è stato 6 anni fa, quindi incredibile, cioè, qui è ancora più il magone, io non vedo l'ora poi domani di sgozzare mio nonno perché mi chiederà, e allora la ragazza, perché mi scrive i messaggi, voi non avete idea, mi scrive i messaggi, fino a ieri mi ha scritto, senti ma perché sei da solo e non hai la ragazza, porca troia, ti uccido, ti sgozzo a Natale, e anche la settimana prima mi aveva scritto, e anche quella prima mi continua a scrivere, ma non ti senti solo, sì mi ci sento, ma non posso farci niente, perché lui è convinto che io voglia farlo, che lui è convinto, ma non devi studiare, basta, io non studio, basta, mi seguo, faccio live, faccio anche altro, ma guarda che sei solo, lo so, quindi domani lo devo uccidere se lo tira fuori l'argomento, Giorni ma la fidanzatina, ma sì, e quindi niente, nonno che cazzo fai, quindi niente, tuo nonno ti vuole piazzare con qualcuna,
ci ho già provato una volta, ed è quella volta lì, ve l'ho anche raccontata, quella volta quella volta della rissa in movimento, quello che noi, io e lui ci picchiamo per un chilometro mentre la tipa strabica ci guarda, che poi vado da mio nonno, quella tipa me l'aveva piazzata mio nonno, quindi qualunque tipa mi piazza devo dire di no a priori. E tu, bimbi nonno, e la tua pensione? Gio, guarda che fai schifo al cazzo, lo so, quindi la tipa che mi ha l'ultima tipa che mi ha piazzato lui è finita in rissa movimentata lungo un chilometro, quindi non mi devo più fidare, non mi posso più fidare. Buonasera, sono in pericolo, quindi non posso muovere bene per almeno una rete, tranquilla Sara, tranquilla, ma grazie per la bizzata, grazie. Felice Natale. Ah sì, quella strabica, fius, ok, man. Ragazzi, no, voi non avete idea, poi l'ho vista comunque giorni fa, perché, non so perché, mio nonno mi ha mandato una sua foto, ok, non so perché mio nonno non ha Facebook col suo nome, perché l'ho cercato e non c'è, però a Facebook a nome falso, non so perché, e mi ha mandato una foto di questa tizia che c'è solo su Facebook, ho controllato, ed è diventata una figa pazzesca, solo che è fidanzata da 4 anni, gli ho detto, nonno, guarda che è fidanzata da 4 anni, e lui, sì, lo so, ma cosa me la mandi allora? Non mandarmi la foto della figa! Che fastidio, che fastidio, mi fa anche rodere. Bello che c'è, mi manda la foto di questa tizia qui, in una foto insieme a un'altra tipa che, vabbè, chiaramente non era una che conosco, perché era tipo una bimba, cioè era la foto di questa ragazza con una bimba, no? E lui mi manda sta foto e mi dice, riconosci quella destra? Perché comunque sono passati anni da quella volta lì della rissa lungo un chilometro. E io gli dico, sì, dovrebbe, cioè, quella, la piccola non so chi sia, l'altra dovrebbe essere là, e gli ho detto il nome di sta qui, e lui ci fa, sì, lo so, è proprio lei, bella, sì, lo so, ma è fidanzata, lo so, va bene, grazie, io non so che piano avesse, volevo, gira il coltello, se le metti i suoi intenti sono confermati, ma infatti, cioè tanto va, allora nonno, tieni il coltello, qua c'è la giugulare, sbattilo forte e fai prima invece di farmi questi giochetti mentali. Ma 6 mesi, ma in realtà sono più di 2 anni. Grazie Elisa per i 50 bit, grazie Elisa per i 50. Di questo passo muori prima tu che lui. Ma seriamente, grazie Fils, ok, man, pistola. Ma infatti, Sunrise, come ti permetti, sono grosso sorpreso di dovermi venire con la famiglia per fare il cenno, mi vogliono impiccarmi con il mio intestino. Sunrise, ma io, è una cosa in generale quella che dico io. Poi perché non sei tu a sceglierlo, dico che quelli a scegliere, cioè alla fine io vedo magari la scena del parente, del cinquantenne, sessantenne che si ormai ha arreso alla vita, non gliene frega un cazzo di niente, con la panza di un mammut, che dice, mangia, è Natale, che ti frega, che mi frega a me, sì che mi frega ancora la vita, davanti non voglio finire come te magari. Io a quello mi stavo riferendo, non a te come ragazzo, proprio ai parenti cinquantenni, sessantenni che essendosi arresi alla vita fanno schifo al cazzo e per sentirsi meglio, cioè cercano di far schifo anche alle altre persone, così che siano in compagnia. Questo è una cosa che odio. Gesù è nato a Natale, Monello. Sì, ma no, grazie poi per avermelo spiegato. Dark Souls Bible Edition. Grazie Mark, per sì, abbiamo parlato un po' di lore, abbiamo parlato un sacco di cose. Buonasera e buona vigilia a tutti. Grazie Saldier, Jessica, e buona vigilia anche a te. Ma cosa, gli intenti malevoli dei parenti? Ma ovvio, ragazzi, io vedo intenti malevoli in qualunque cosa, in verità. Però in questi casi sono ancora più chiari. Quelli li odio pure io, soprattutto perché non posso mangiare quello che vuoi, altrimenti sto male. In che senso non puoi mangiare quello che vuoi?
Tipo, hai il diabete, vorresti mangiare i dolci e non puoi, tipo per quello, in quel senso. Occhio ragazzi al diabete che vi può far diventare ciechi, si può anche perdere la vista per il diabete, quindi attenti, se avete il diabete, tanti auguri, ma Darwin funziona anche così. Jessica, ma guarda che si rivede il mio amico di sgommata, nonché re supremo di Genova, dopo un po' di tempo ora posso assistere ai live senza guardarli in replica. Bene Jessica, sono contento, grazie mille, grazie. Alessio, e tu digli, nonno è la tua pensione. Grazie Alessio per i 10 bits, infatti. Digital Noob 2 euro, felice Natale, infatti, insomma. Però grazie per i 2 euro, grazie per i 2 euro, grazie mille, grazie mille, grazie. Gentilissimo, generosissimo. È diventato un dottore, porca troia. Perdere la vista per il diabete. No? Diano Marina? per il diabete plus, che è la versione più grave. Monca X diabete, ecco come. Se hai il diabete puoi perdere la vista. Meglio vederci prima. Allora, mia zia ha il diabete, ok? E ha già rischiato più volte di perdere la vista. Dico, ma a Capodanno cosa fai? Credo che starò con 60 e basta. E dobbiamo ancora scegliere cosa fare. Quando il diabete. Quindi lo so per esperienza di famiglia, perché mia zia l'ha quasi persa. Fino a poco tempo fa ha avuto una emorragia interna all'occhio per il diabete, appunto. Quindi state attenti al diabete in queste feste, ragazzi. Nel caso, insomma, rimarremo solo noi. Victory Royale! Bene, e quindi state attenti. Con 60 a fare il 69. Però credo si possa anche morire proprio per il diabete. Quindi, insomma, state ancora più attenti di quello che pensate. E state estremamente cauti. Molto più attenzionati di quello che possiate pensare. Cioè, praticamente, appena vedete i dolci scappate. Cioè, vedete un babà, fuggite. Ok? Balla sulle disgrazie altrui, Fist Whirlman. Allora, ba devo ballare sempre solo sulle mie, Jessica, eh? Eh? O su mio nonno che mi trolla, mi manda i porno e dice: vorresti una così, eh? Per dire, da avete una brutta bestia lunga, può portare pure cancrena agli altri. E infatti, si può morire di diabete, appunto, appunto. Appena vede un ba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 b
iniziamo. Eccolo lì, Pepega di Doio. Quindi capisci, è lì che è tutto iniziato. Quel sorriso, quel dannato sorriso. Grazie Dantre. Grazie, molto bello, molto consono, molto natalizio anche. Ho apprezzato molto. Grazie Dantre, molto bella, grazie. Di Doio! Quando inizia una live e si sente la voce del re. Autism speaks. Perché mi fa così ridere, perché non è in generale autistic, cioè proprio autismo, quindi proprio l'entità intera del, così, la personificazione dell'autismo parla. Questo è bello. It's time to leave, vedi, però è quasi real, però non è vera, perché it's time to leave, intanto nessuno ascolta, siete impegnati a pepegare, quindi nessuno ascolta, però è bella, ho salvato ovviamente. Aia le mie orecchie, ma cosa? Si potrebbe fare gli assunti di tutti i meme del canale di YouTube e Twitch. È impossibile, Samuele, è una bella idea, è una bella cosa, ma è impossibile, sono veramente troppi, sono veramente troppi purtroppo. When you don't put the pipi in a pussy for about 1 year and you start watching for Ari. Fatto questa foto così incredibilmente esclusiva, devo ancora caricarla questa qua su Instagram, devo ancora caricarla. Quanto cursed. Pepega, aia le mao.
Bellissima. Bellissima. LMAO, LMAO. Bellissimo. Alieni, fatevi avanti che ne ho bisogno. Davvero bellissima, grazie Ivan. Grazie, davvero qualcosa di magico. Quando non ti lavi da un mese e vieni a... L'ho salvata? No. Non l'ho salvata. Aspetta che la salvo. Perché era bella bella. Quando non ti lavi da un mese e vieni aggredito da dei malviventi, quindi decidi di usare la tua mossa speciale. Allora, Taras, non è vero, non è vero, mi lavo insomma in maniera saltuaria comunque, ma non così lontana fra una volta e l'altra, ce la fa. Lo faccio in maniera abbastanza consona, ecco. Everybody gangsta until Lil Dido Cursed starts walking. Even more cursed. Allora, queste foto le devo ancora caricare io su Instagram. Ivan le ha avute in anteprima. Non pensavo partisse con i cursed, con i bombati, no? Con i deep fried anche qui. E è molto bello. Sono io. Queste sono effettivamente io piccolo. E la descrizione è bellissima. Everybody gangsta until Lil Dido Cursed starts walking. È bellissimo. Grazie Ivan, ho salvato anche questa. Sono capolavori, sì. Sono capolavori. Leo, Bizza, te ne vai un po' a fanculo. Poi, question time. Pepega, porterai mai Mirror's Edge 2? E no, perché è abbastanza bruttino. Ivan, spoiler alert. Esatto, vabbè, tanto sono assolutamente... tanto sono assolutamente bombate, cursed, quindi non si riconosce una sega. Cioè, non si vede com'è la foto reale, però... il 2 è bruttino. Segui il calcio? Se sì, che squadra... What? No, top of YouTube, no. Se mi devi dare una squadra, mettine una random tra Sampdoria e Genoa, così almeno son di squadre di Genova. E non so la differenza fra le due, c'è cioè Inzaghi, Vergassola, Balotelli, insomma i soliti, quello lì Barzagli, Pelé, i soliti, quella dove c'è tutta sta gente, votami, mettila, cioè. He's not a... oddio, Fortnite, the new Grimbers outfit, non cosa ne... ma veramente no, ci hanno preso anche lui. Calcio in Carrentier, ci hanno preso anche lui. No, non mi porterete via anche lui. No, non me lo porterete via. La mia unica cosa rimasta per vivere. E Fortnite me la sta infettando, infangando. Che odio. Grazie Nisei per la segnalazione, grazie. Si possono scrivere cose riguardo attentati in chat o Twitch si triggera. Senna, se devi dire qualcosa, dillo su Reddit. Al massimo su Reddit ti dico, questo post è troppo off topic al massimo. Tu dillo su Reddit che Twitch non ho voglia di farlo triggerare, che tanto si triggerà con niente comunque. Cioè basta che dici anche A e si triggerà. Quindi. Dopo giocando come sei stato scammato da banca. No, non è un vero e proprio scammed. Cioè no, in verità è scammed perché pago, sì. Però alla fine avrei dovuto pagare comunque. È un atteggiamento folle. Sì, devo raccontarlo. Eccomi, io bignome fa. Grazie per il Gheddafi, grazie Jessica. No, sto vedendo una valanga di A. Il canale sarà bannato entro questa sera. Grazie ragazzi per farmi bannare con questi A. Grazie. Oggi Babbo Cazziale è arrivato a darvi i doni da pagare con la vita. Costa 3 euro se lo prendi più in là 15. Giochi con un pick-up interessantissimo. Ok, vediamo questi intanto. Ah, bro, forse lo conosco, ma non mi piace molto. Quindi lo skippo. Human Fall Flat, allora me lo avevi già consigliato. Io l'ho un po' guardato e questo è veramente bello. Sembra solo in multiplayer. Single player un po' perde un po' troppo, secondo me. Quindi non ha molto senso. E io non porterò mai altra gente in live, lo sapete. The Emulator. Spero sia gratis. Ok. Vabbè, è gratis. Che male può fare?
che male può fare? Cosa sta accadendo in chat? Cosa cazzo sta accadendo in chat? Allora, ci sono state prima lo spam di A, poi lettera a caso, poi X, poi puntini. Uff! Che casino. Close Your Eyes Anniversary Remake. Sembra fatto anche bruttino, sinceramente. Questo è un gioco di rompicapo, ma è russo. È in russo. È solo in russo. Non posso fare il rompicapo solo in russo. Comunque coinvolgeranno un sacco, ma è in russo. Si capisce una sega di quello che bisogna fare. Quindi è tutto su cablea. Gioco molto entusiasmante, grafica ultra HD. Proprio un gioco del cazzo adatto per voi. La mummia nella corsa. Va bene. Questa è grafica ultra HD, beh effettivamente sì. Bella merda. Bella merda. Sembra un po' golfing over it. Matter, questo sembra figo. Devo vedere cos'è nei video di gameplay, quindi lo salviamo. A buone feste consumistica di... quanto politico questo messaggio. È passato qua quasi un anno, il giorno in cui portassi quel gioco sulla WWE creando quell'aborto di lottatore. Ma l'abbiamo portato la settimana scorsa. L'abbiamo portato giovedì. L'abbiamo portato neanche una settimana fa, Mark. E un altro video, un'altra live su WWE. Abbiamo creato Pepega. Garden Pose è molto cute, molto weeb, ma non so come in live potrebbe andare bene. Sì, magari è carino come gioco, però è uno di quei giochi che mi sembrano un po' da survival infinito, tipo Minecraft, tipo Stardew Valley, tipo quella roba lì, One One. Ah, ci sono le nuove emote, avete visto che ci sono le nuove emote? Andiamo su Franker Faces. Vi devo far vedere le nuove emote. Abbiamo messo il cap, che è questo, il one one, e sto attendendo la approvazione per il Dido Bridge. Ok, deve ancora essere approvato, quindi sarà messo. Poi su Battle Twitch, esatto, abbiamo messo l'F13. Esatto. Sì, l'AI, scusate, non il one one, sorry. Abbiamo messo anche AI. Quindi Hyperbra. Sì, lo so che avrebbe fatto scattare gli Hyperbra, però è troppo bello per non metterlo il Dido Bridge, quindi sarà messo, sarà messo. Super Mummy on the Run, Super Mummy. Un gioco di enigmi molto a blocchi, molto così a segmenti, molto direzionale così. È molto quindi lento e palloso, secondo me, da portare in live. Poi magari è carino da giocare da solo, ma in live è palloso. PG svedo, bambini. Ninja, citing copyright infringement over the use of the Grimble's outfit skin in Fortnite. Please proceed to present your case. Va bene. Va bene. Chi è? È passato quasi un anno. No, mi sembrava infastidato un qualcosa. Mamma mia. Basta. Attenzione, è arrivato la rotta. Ma sicuramente una serie di tumori verrà mezz'ora. Se non viene gradito, ricorda questo, però. Tumore nato, non sai quello di essere ben. Madonna. Devi ti dire tutte le. Ok, Kraken, che ansia questo messaggio. Grazie, Kraken. Che ha commentato, ma what the fuck? Nel suo stesso commento, nel suo stesso post con Beppe Grillo. Kraken, te lo meriti. E grazie per gli auguri. Però un po' weird. Ora, non posso far vedere perché ci sono i pornazzi. Buon Natale porco, dice Alessio, e mette un link ai nostri for work, e poi ce n'è un altro. Buon Natale porco, vediamo, sono due video di YouTube. Possiamo andare, pronti. Uno è Mosconi che bestemmia, e l'altro è Mosconi che canta Jingle Bells. Bene, prossimo. Tetragramma, Dido Chat, ok, sono io che non posso farlo vedere perché grazie per i Dido Weird Clap, perché Kraken se li meritava e come... È un'immagine con di un anime, quindi c'è Tetragrammaton sullo sfondo e io in primo piano che con un trapano, con su scritto autismo, trapano il culo di un uomo dove c'è scritto chat. Quindi io
trappano la chat con l'autismo ed è molto bello, quindi grazie. Grazie Enti Renti, molto molto bello. Questo sì, assolutamente. Vi devo far vedere una cosa, ragazzi. Prima che sia troppo tardi, che poi perdiamo tempo, eccetera, perché il recap c'è ancora un bel po' di roba, però non lo faremo tutt'oggi. Cioè, vabbè, no, facciamo prima guardandolo da qua. Vi voglio far vedere una clip. Vi voglio far vedere la vera, cioè il vero apogeo, il vero massimo mai a cui siamo arrivati dagli Zulul. Allora, praticamente Forsen ha cominciato a giocare a questo gioco nuovo chiamato Atlas, che è praticamente un DLC di Ark. Perché di voi conosce Ark, quasi tutti di voi conosceranno Ark. E praticamente gli sono entrati nel server i suoi spettatori e hanno cominciato a fare un casino assurdo. E hanno cominciato quindi a fare, no, i soliti Zulul. E quindi è successo questo. Mentre stavano combattendo un serpente. È stato qualcosa di magico. L'hanno fatto anche facendo un assalto a una barca, anche lì è stato magico. Kids.com, thank you very much for saying yes, good stuff, man. Appreciate that, Droid Jello with the 4 years. Questi sono i tamburi, hanno messo a posto i tamburi. Censorship, these dogs. Tamburi Zulu. Questa cosa è geniale, questa cosa è geniale. Hanno fatto un assalto a una barca mettendo i tamburi Zulul e c'era anche qualcuno che urlava Uganda! È stato magico e insomma il potere dello Zulul Army è qualcosa di Zulul, Zulul, Zulul. Tra l'altro la cosa fantastica che ho visto, abbasso un po', la cosa fantastica che ho visto, grazie Samuele, Zulul anche a te, è che praticamente la nostra chat, quando spammate veramente, che vi mettete a fare il vero spam, praticamente spamma veloce quasi quanto loro. Cioè siete talmente autistici che riuscite a spammare quasi veloce quanto una chat di comunque dove ci sono 10.000 persone. E da quanto siete pepega. Io non vi so come ringraziare per la capacità di spam e di essere molesti che avete, perché è qualcosa di cui davvero io mi vanto col mondo, perché siete davvero una chat fantastica. Siete a livello italiano davvero la miglior chat che io abbia mai visto, perché io, sapete che giro ogni tanto a guardare qualcosa qua e là per vedere se trovo qualcosa di interessante, e ogni chat mi fa addormentare. Siete davvero la chat, siamo la chat, anzi siete, perché lo fate voi, siete davvero la chat italiana più divertente e migliore che abbia mai visto. Quindi complimenti a tutti ragazzi, complimenti, miei pepega, complimenti, 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 miei pepega, pepega clap, pepega cuore, assolutamente sì, miei pepega, sono fiero di voi, fierissimo di voi, grazie a tutti, grazie. Quindi, non ci tengo, Ivan. Si prende i nostri meriti, no? Infatti ha detto, siete la chat migliore, non siamo, mi sono corretto. Shrek contro Thanos, Despacito Battle. Perché non ci ho pensato io a fare un titolo così per una live? Dov'è Thanos? Bello, Chukin, bello. Le meme stanno degenerando, eh sì. Fisso ok, Minecraft.
cosa sto vedendo? Ma è bellissimo invece. Eccolo Thanos. Movie, movie, movie! This is how we do action in Uganda. Super pancia. Bello, bello, veramente bello. Ma questa è arte, Monca Lul. Veramente. Mai stato così colpito, davvero. Not today. Not today. Bellissimo, bellissimo, veramente bello. Sam Smash, bellissimo, qualcosa di bellissimo. Un mio amico di scuola ha avuto la brillante idea di fare un video musicale rap, oh no. Io sono indignata e non so se ridere o piangere. E nel vedere tutti quei tipi di sfondo che si credono dio e fanno mosse a caso. Grazie Kami, madonna no. Monka S. Come? Come Nicolò? Come Big Menes 2? Quanti sono? Non sento lui, cioè la base è troppo alta. Lo faccio solo per i miei 2017. Lo sai che sto prendendo il volo e no che non t'aspetto. Ma sono pronto e sono caldo anche se fuori è freddo. Che correrò per inseguire il sogno maledetto. Non ho paletti e non ho fretta, capito il concetto. La strada è molto lunga per andare ai vertici. È decisamente meglio di Big Menas, assolutamente. Però Big Menas è assolutamente nel cuore, quello ci sarà sempre. Però mi piace il ritmo, non il testo ovviamente, ma il ritmo mi piace un botto. Ci vuole poco un cazzo, Ivan. Io non sarò mai meglio di Big Menas, nemmeno tu, non ridere. Attento a non perderti, ci saranno mosche tossi, divertiti. Se ci parlano alle spalle, avvertimi. Ok, ok. Sono letale, io punto a farti male. Sono circondato da persone che non lo so fare. Ti lasci in... Oddio, ma è Reggio, non so cosa. Di provare, meglio se impari a parlare. Dai, andiamo, mi conoscono. Quattro team mi conoscono. Mi piace il ritmo, sinceramente. Mi piace il ritmo. Ci metto like. Mi piace anche il ritmo, sinceramente. Cioè, mi piace solo il ritmo, anche la base, vabbè. Però, sì, le mossette sono cringe. E più che altro il testo è ovviamente il solito: io ho la mia gang, se ci sparano dietro tiro fuori la katana. E la Kira sulla salita si mangia la saliva. E il testo è pepega, è veramente il bruttissimo. Però mi piace un sacco la base. La base mi piace un sacco e il ritmo abbastanza, sì. La base è strabella. Di chi era il post? E quella è la mia di Camilla. Kami Cookies. Coincidenze? Sì, no! Non l'avevo visto. Felix, questo è bellissimo. Quanto ho lavorato. Quanto. Grazie Felix, grazie. Bellissimo. Quanto real, fra l'altro. Bellissimo. Primo meme dopo secoli di assenza. Qualcuno mi aggiunge su cosa è successo negli ultimi 5 mesi. Senav, non ho mai scopato. Ivan è sempre più bravo a fare le meme ed è sempre più odioso come persona. Fabio è stato bannato un centinaio di volte su centinaia di account diversi. Io e Char abbiamo incominciato una relazione di amore e odio, perché a volte spamma cagate, però a volte fa dei post effettivamente belli. È uscito il mio nuovo album, non scopo. E la Kira ha incominciato a essere il capro espiatorio di qualunque cosa. Sì, nei miei occhi c'è lo Xanax. E Tommy è diventato mod. Chara è diventato VIP per un giorno. Neanche. No, non è durato neanche 24 ore. E basta, direi. E basta. Basta. Queste sono le news. Kira, che cazzo fai? Appunto.
Ecco, nuova meme recursed. I swear to God I will call the police if this is harassment. You are scaring my wife and kids with these immature images. I'm dialing 911. Bene, you disgusting freak. Bene, Eisenherz, bene, grazie. Molto bello, molto bello. Thank you, Eisenherz, very cool. Grazie. Abbiamo ancora un'ora, ancora 50 minuti ed è Natale. Un mio amico vuole sapere una tua top 5 o 3 di rapper italiani americani preferiti. Marco, per un amico, eh. Allora, americani, mettici Eminem, primo, ovviamente. E... Ne ascolto anche altri, solo che è difficile scegliere, sinceramente. Sick World al secondo. E forse potevi farti sentire una song di un mio amico? Se ti va qui c'è il link. Non te lo toglie il link, Mark, mettila su Reddit al massimo. Quindi Eminem al secondo posto, sicuramente Sick World. Se ti chiede chi è, fai ascoltare Mental Issues, questa qua. Questa qua credo sia la sua più bella in assoluto. E al terzo ci metterei o NF, questo tizio qui NF, oppure Token. Forse Token è più consistente di NF. NF me ne piace qualcuna, ma non tutte. Token quasi tutte, è un po' più consistente. No, sicuramente primo e secondo sono Eminem e Sick World. Mentre italiani, primo posto in assoluto Blue Virus, e secondo posto non ho, poi basta, non ho altri secondi e terzi posti, ascolto quasi solamente lui. Se ne ascolto di altri, ascolto vari altri random, da Nitro, due di Nitro, a qualcuna di Svelto, qualcuna di Rancore, qualcuna di Pathos, basta, più o meno. Comunque Big Menace. Italiani solo Blue Virus, americani quei tre, cioè quei due e qualcun altro. Vediamo. Attenzione, questo non mi impedisce di mettere musica a caso. Questa è la storia di mucca e di pollo, due scavezzacollo pronti al decollo. Ok, non me la ricordavo questa cosa. Sì, perfetto. Bella ragazzi, quindi oggi è sabato. Perché ho comunque un colorito migliore di quello attuale? Perché ho comunque in ogni cosa passata un colorito migliore di quello attuale? Perché? Please. Ho quelli enormi. Someone help me. La luce è la stessa. Qualcuno mi aiuti. Please. Comunque, cosa volevo dire? Però ora sei più figo, perché ora ho i capelli più lunghi. Cadavere, eh sì, è Fizz Weirdman. È l'HIV, caro mio, può essere. Vabbè, comunque, perché? Haha, no, era bella la sigla di Mucca di Pollo. Quando hai solo 4 anni, ma i tuoi parenti ti hanno già scoperto diffondere il tuo autismo per tutto l'internet. Guarda come si allenava per quando sarebbe diventato grande. Incredibilmente geniale. Grazie Ricky, complimenti. Monca T. Questo video include i contenuti di Sme e Merlin Pias che sono stati bloccati. Sì, quel gioco di merda ha tutte le musiche col copyright. Ora vediamo se me l'hanno sbloccato, perché ho fatto ricorso. Vediamo se me l'hanno sbloccato. Per me sembra meglio così. Grazie Senov. Sì, no, dovrebbero avermelo sbloccato perché c'ha 600 visite, quindi dovrebbero un po' di asimmetria. Sì, no, dovrebbe andare. Guardate che bello che su 4 su 5 video che ora vedete a schermo hanno gli ad solo 2. Famili, dimmi se ti piace come canzone. Include contenuti. Gli altri più o meno sì, dai. Gli altri più o meno. Ok, vabbè, le clip sì, perché non hanno canzoni. Le clip sì. Va bene. Tutto il copyright ovunque. Sì, te l'hanno sbloccato, infatti. Ho messo il link su... Ok, Marco, ok, grazie per i bits. Quando ti suona il campanello e ti dicono che c'è una ragazza che ti cerca. E poi mi sveglio e mi rendo conto che sono un bambino, che stavo giocando. Che bello, fra l'altro, quel gioco. Bellissimo era. Ed era tutto un sogno. Però lo salvo, grazie.
Problemi, stress, pain, vale anche per me, Felix. Vale anche per me, assolutamente. Quindi grazie, grazie Felix. Grazie Felix. Prima hai detto una cosa, una bella cosa dolce, carina. E ora mi prendi per il giro così. Grazie, grazie, grazie. Did the Magic Coffee, cioè, sì. È vero, con una cosa che volevo addressare un attimo. Ah, però. Twitch, by the way. Comunque, Twitch streaming. Twitch girl streamer, by the way. Subscribers is like what I usually get in a day now. But when I first started, 1,000 subscribers was a lot. And I. Så vil jeg gerne, du ser nice ud. Hey, Lidvold. Twitch streamer, by the way. Twitch streamer. Boys follower for her ability to stream. Not to suck dicks. To stream, I mean. Pepega mega Forsan. Perché sto vedendo? Perché c'è uno spam di Forsan qui nei commenti? Vabbè, comunque. Bravo Twitch. E sono certo al 100% che non l'avranno bannata per questo. Sono certo al 100%. Sinterbell, vediamo. Appena puoi, guarda gli shout out. Ma davvero non l'hanno bannata? Ma mi stupisce questa cosa. Scommetto anche che c'hai VOD a pagamento. Ah no, strano. Che schifo. Allora, James, grazie per il follow. Quando dico che una gnocca ti cerca, ma subito dopo ti dice. Esattamente. Appena poi guardo quegli shout out, mi ero perso. Consiglio musicale questo. No, mi si è buggato tutto. Okay. Non bannano lei, ma banneranno te per averla. Secondo me sì. Secondo me sì, perché lo sapete com'è che funziona. Non c'è bisogno che io lo dica. Va bene, lo accetto, non mi arrabbio neanche, è bellissimo, non mi arrabbio neanche, è bellissimo, non mi posso neanche arrabbiare. Allora, fa VJ, qui. Quindi, tra attori ci conosciamo. Ok, alla fine ha messo un grazie speciale, ha fatto il video di ringraziamento per i 5 milioni di iscritti, e ha fatto quindi alla fine un ringraziamento speciale, che poi... Io non sono iscritto, ma lui sarà iscritto a me? Adesso vedremo la verità. Adesso guardiamo un attimo chi sono gli youtuber più famosi iscritti a me. Comunque, in quanti siamo oggi che non ci ho guardato? Vabbè, siamo comunque in 102, contando che è il 24. Ha fatto un ringraziamento a un sacco di persone, no? Un grazie speciale a tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso, no? Quindi, stai zitto che tanto lo sappiamo che sei falso. Allora... Laura Strada, Sergio Stuni, che credo sia suo padre, PewDiePie, ovviamente lui era lì a dirti e a supportarti, ovviamente lui era lì a mandarti messaggi, vero Lorenzo, vero Faviggio, vero, eccomi, Did the Magic, Ebbene sì. Famiglia Pepega. E quindi allora, quello che mi ha colpito è stata però la maturità di un suo atto, che mi ha colpito molto, ovvero aver messo Diletta Scaruffi, che è la sua ex. Mi ha colpito molto, non me lo aspettavo. Io non avrei messo mai, ad esempio. Si vede che hanno un rapporto ancora normale. Non so come si faccia ad avere un rapporto normale con certe persone. Io non l'avrei fatto, quindi apprezzo questo suo gesto di maturità. È un gesto molto maturo, quindi l'ho apprezzato molto. Ovviamente deve aver messo... Eccolo qua Casadei, quello che l'ha fatto diventare famoso, quello che lo metteva nei consigliati. Casadei, quello che ha pagato YouTube per far sì che i nuovi iscritti a YouTube fossero automaticamente anche iscritti a FaviJ. Ecco perché è falso, ecco perché non vi dovete fidare. Se non sapete di cosa parlo, allora fidatevi di me.
Casadei ha pagato Google, no? E gli fa VJ era il volto di YouTube. Poi gli altri non so che siano. Vabbè, a parte questi. Luciana Littizze. Ok, questi. Valentino Rossi, ok, no, non so perché ci sono questi nomi. Non l'ho seguito così attentamente il percorso. Però l'ho apprezzato molto. Ho apprezzato molto il fatto che abbia messo. A parte, vabbè. Vabbè, ovvio che mette me, scusate, ha messo Itis Carlo Grassi di Torino, ci ha messo la sua scuola, cazzo se ci deve mettere me. Ha messo Piero Miolo, che non esiste, ovvio che mette me, che sono Diddo, sono il creatore dei gameplay con la webcam su YouTube Italia, scusate se è poco. Ovvio, con questa faccia scazzata, guarda, è lì che dice grazie, grazie, guarda, 5 milioni, cazzo me ne frega. Guarda, si vede dalla faccia, si vede la faccia. Quindi, insomma, era il minimo. Era il minimo. Va bene. Sono i 20. Prima che sia troppo tardi, fatemi fare una cosa. Intanto gli devo comunque scrivere con congratulazioni, perché a parte gli scherzi siamo rimasti amici, gli voglio bene, quindi gli voglio fare le congratulazioni. E gli devo ancora scrivere, fra l'altro. Però, prima di tutto, devo vedere allora quale tra questi giochi è quello... di Natale. Quindi un secondo, allora quello di Natale dovrebbe essere, sarà, ah è vero, dobbiamo vedere se è iscritto al mio canale, giusto, se non è iscritto al mio canale è così dislike. Allora aspettate un attimo, però prima devo un attimo accertarmi su quale sia il gioco di Natale. Perché l'avevo trovato da qualche parte che dove c'erano un po' di giochi di Natale. Solo che ora non sto più trovando. Ecco, forse l'ho trovato. Krampus is Home. Krampus is Home ce l'ho qua su Steam. Ok, ce l'ho su Steam, non ce l'ho tra gli indie scaricati. Ok. Ora, come si fanno a vedere i miei iscritti? Cioè, come si fa a vedere... Sì, ma la live finisce a mezzanotte o l'una? È un po' prima, a mezzanotte. Ma la live finisce a mezzanotte o l'una? A mezzanotte, mi sa. Ho capito, forse, anything. E giovani d'oggi, dovete pazientare un secondo perché sto cercando di capire com'è che si faccia. Che schifo YouTube, come è diventato adesso, le impostazioni sono diverse. C'era un posto dove prima voi andavate, ci facevate click e vedevate chi erano i vostri iscritti, soprattutto quelli più grossi. Ora non so come si faccia. Non so come si faccia. Community? Click, pepega! Un secondo, ragazzi, non vi posso far vedere perché... Possibile spam? Guardate che ho trovato, mi sa, lo spam, che i commenti esistono ancora di spam, tipo, ehi, siamo un network, unisciti a noi. No, non è qui, ecco, iscritti forse, aspettate, iscritti, più recente, più popolare, ok, dovrei averlo trovato, ok, questi dovrebbero essere i miei iscritti, ok. Questi sono i nuovi, quelli nuovi, ok? Quindi quelli tipo di oggi, di ieri, no? C'è Sonic. No! PTSD all over again, sempre. Ok, questi sono i nuovi, e li stiamo ordinando perché... Se noi inventiamo dal più recente al contrario, dovremmo vedere il primo iscritto al mio canale. No. Però non posso andare in fondo alla pagina. Non posso andare tipo in fondo. Quella. Vabbè, non posso andare in fondo alla pagina. Quella. No. È piccola, mi sa. Però, attenzione. Vabbè, sono robe che faccio in privato quelle. Non devo andare... Perché no, non mi fa andare in cima alla pagina? In fondo alla... Che schifo sto metodo. Più recente. In teoria, se uno lo riclicca dovrebbe...